proseguiamo. Allora, vai Luigi. Cioè, veramente, il momento in cui ho provato il remake di questo qua, su Superstar Saga, su 3DS, non sono riuscito a godermelo. O meglio, il gioco è bello perché è veramente, diciamo, al 90% uguale all'originale, al 90%. Perché dico il 90%? Perché ci sono alcuni cambiamenti, più quella cagata dei Bowser Jr. e gli scagnozzi, quello che è, come si chiama? Si chiama. E quella roba lì, no. Va bene magari aggiungere qualcosa. Se avessero aggiunto un boss segreto, una boss rush, qualsiasi cosa, l'avrei apprezzata molto di più che dare un pezzo di storia a Bowser Jr. Veramente l'avrei apprezzata molto di più. Sul super sciroppo. Quanto siamo di sciroppi? 67, 14 e 10, va bene. E abbiamo 4 funghi d'oro. Perché una cosa che secondo me hanno fatto grande in Viaggio al Centro di Bowser è stata fare l'arena, diciamo, la boss rush con tutti i boss. Quella è stata un'idea fantastica, che se avessero rimesso nei remake qui, se li avessero messi, non li ho visti proprio arrivare, nei remake del 3DS, guarda, secondo me la gente avrebbe detto complimenti. O se avessero aggiunto un boss segreto, un post game, qualsiasi cosa, secondo me, ve la butto lì, sarebbero stati, nonostante lo stile pastello, tutto il resto che a me non piace, come già vi ho detto, sarebbero stati dei grandissimi giochi. Dei grandissimi giochi. Niente, non l'abbiamo preso. 138. Vediamo. 250. Mica male. Che comunque, vabbè, non è proprio il doppio del danno che facciamo, ma va bene. Dai, vieni qui. Vabbè, vengo io, eh. Oh no. Aspetta Luigi, ci penso io. Ecco fatto. Fulminali. Madonna, quanto tempo per fare il castello di Bowser mi c'era voluto da bambino, veramente. Sono fiero di me come giocatore, veramente. Non penso di poter dire di molti altri giochi di poter giocare così bene. Perché questo gioco veramente... Niente. Allora, mi sa... Esatto. Devo prendere... Ecco fatto. A parte che non mi aspettavo certo di arrivare a certi livelli, ma proprio no, non, sincero, per quanto giochi abbia giocato negli anni bene a questo gioco e l'abbia rigiocato più volte, non mi aspettavo di arrivare, no, al boss finale quasi a livello 50. Non ci sono mai arrivato al livello 50 e sinceramente non ne capisco come io abbia fatto, a parte l'aver sempre tenuto equipaggiato il come si chiama, l'oggetto che ci dà doppia esperienza. Però lì, e niente, qua è stata colpa mia. Devi comunque essere bravo tu a giocare, perché non devi, sono stupido, non devi comunque prendere danno in tutte le battaglie se vuoi avere la doppia esperienza. Ecco fatto. Questo vuol dire che nonostante tutto, anche nella mia seconda rigiocata, nonostante tenessi magari... La seconda si parla quelle vecchie. Nonostante tenessi magari l'oggetto che mi dava il doppio dell'esperienza, comunque prendevo molti danni. Perché per arrivare al livello 40 comunque vuol dire che hai giocato bene. Questo non voglio mentire. Arrivare... Come? Al boss finale, al livello 36, vuol dire che hai giocato saltando molti nemici. Ecco fatto, perfetto. Allora, blocco, ultrafungo.
Ultra sciroppo. Come se servisse poi. Non è che dobbiamo tornare da qua. C'è il teletrasporto. Questa è la stanza di Wendy. Oh, Wendy. Eccola qua. Quella col pattern d'attacco fastidioso. Peccato però. Peccato però che mi basti un attacco per sconfiggerti. O meglio, forse due. Aspetta, ecco qua. Gigi, posizionati di qua. Mario, posizionati qua. Aia, stronzi, mi avete fatto male. E di nuovo sì, la bomba che se finisce il tempo esplodi. Vogliamo farlo fare a Luigi per una volta, dai. Facciamolo fare a Gigi. Dai, salto schianto. Oh no, scusami Luigi, volevo fartela fare a te questo io. Ma no, vabbè. Non mi aspettavo 400 di danno. Nonostante sì, però no.